Tutti gli amici di Ficcipa d'Italia oggi sono in cantiere e andiamo a vedere come stanno procedendo i lavori di ristrutturazione di questa contrada in Lessinia. Come puoi vedere oggi abbiamo liberato le facciate, abbiamo pulito le facciate degli elementi in lastre di pietra. Oggi voglio passare la parola al progettista, l'architetto Comerlati, che vi illustrerà questo restauro all'interno della contrada. Eccoci all'interno di questa contrada storica, siamo in Lessinia e questo era un edificio adibito ad abitazione della famiglia che qui viveva e lavorava. Allora vediamo la fase di questo cantiere di restauro. Come vedete abbiamo demolito tutti i solai interni. Questa è una casa a tre piani con il sottotetto in pietra. Adesso appunto siamo al piano terra e si può vedere fino al soffitto l'intera abitazione. Qui è dove c'erano i solai che dopo circa 50 anni di abbandono erano ammalorati, quindi non sono più idonei per sostenere i carichi dei tre piani, quindi andremo a rifarli interamente in legno. Quindi nuove travi in legno massiccio con un assito e sopra la nuova pavimentazione sempre in legno. Qui al piano terra invece vediamo, abbiamo un pavimento in lastre di pietra, si tratta di lastre ad alto spessore, circa 10-15 cm. E qui invece andiamo nella parte retrostante, che era la vecchia cantina, vediamo la traccia della vecchia scala con le prime tre pedate in pietra, e invece qui è dove c'era la scala in legno, che era in stato di degrado e quindi è stata demolita, verrà ricostruita sempre in legno. Ecco, alle mie spalle vedete il muro originale in pietra, in questa zona non era intonacato appunto perché era il locale adibito a cantina, mentre anche qui i piani alti sono stati completamente svuotati, adesso abbiamo solo l'involucro dei muri e poi rifaremo tre solai in legno per arrivare fino al secondo piano. Bene, per oggi è tutto, avete visto l'avanzamento dei lavori. Ecco un'ultima chicca, questo è il vecchio camino in pietra, che come ormai potete immaginare, scusate, il vecchio lavello in pietra e il camino invece è da questa parte. Entrambi, come ormai avrete capito, verranno restaurati e mantenuti.